Amici ragazzi, e ben ritrovati sul canale di BestRank08. In questo video vi sto per parlare di un film che per molti è il film evento dell'anno. Stiamo parlando del personaggio Marvel più bizzarro, più stravagante, più fuori di testa. Sto parlando di Deadpool. Diretto da Tim Miller, che al debutto come regista aveva solo fatto un cortometraggio, il film in questione non riprende ciò che si era fatto con X-Men Wolverine le origini, perché è lì la prima volta che si vede nel mondo Marvel Deadpool, ma quella figura di Deadpool non c'entra assolutamente niente con la sua controparte cartacea dei fumetti. Infatti il vero Deadpool ci viene mostrato qua, e anche a livello carismatico è molto ma molto meglio. Senza spoilerare, vi posso dire che Deadpool vede come protagonista un ragazzo di nome Wade Wilson, un ragazzo reduce, diciamo, dalla guerra, è stato in guerra, ora praticamente diciamo che è un ragazzo sfaccendato, va di ragazza in ragazza, insomma, è un po'. Sta un po' per i fatti suoi, ed è un ragazzo molto molto carismatico, comunque molto irriverente, un bel carisma. Diciamo che il punto di svolta si ha quando gli viene diagnosticato un cancro che lo porterà piano piano alla morte. Ecco, questo è un po' il punto di svolta. Infatti poi il caro protagonista di questo film si troverà davanti a una persona misteriosa che gli propone una cosa, ovvero di sottoporsi a un esperimento che lo potrebbe appunto rendere più forte, ma allo stesso tempo potrebbe levare questo cancro. E lui inizialmente è titubante, Wade Wilson, però poi pensa a una ragazza che ha conosciuto di recente e quindi decide di dare l'ok. Dà l'ok e poi, come si vede nel trailer, succede quello che succede, ovvero viene un po' deformato da questo esperimento. E da lì poi inizia appunto questo personaggio, Deadpool, con questa tuta molto attillata. E là poi parte effettivamente il film. E là Deadpool cercherà in tutti i modi di trovare quello che lo ha sottoposto appunto all'esperimento. Detto questo, ragazzi, voglio fermare sulla trama e vi posso dire una cosa, che è vero. Deadpool non è il solito cinecomic, ma perché non lo è? Tralasciando il fatto che è forse il primo cinecomic che è vietato ai minori, o comunque ai 16 anni, ai minori di 16 anni, è il primo e non potrebbe, e non sarà l'ultimo. Ma tralasciando questo, quindi parliamo della violenza, il film in sé è veramente diverso dal solito perché si prende in giro da solo il film. Lo stesso Deadpool più delle volte si girerà verso di noi e parlerà con noi spettatori, scherzerà con noi. E alcune scelte mi sono piaciute, l'introduzione al film è molto molto carina, la presentazione con non i soliti riconoscimenti iniziali, anzi tutt'altro. Però il personaggio è riuscito benissimo, proprio bene bene bene. Io conosco poco il fumetto, però devo dire che secondo me è stato reso veramente bene Deadpool. Ma secondo me ha dei punti negativi abbastanza rilevanti questo film. Ora metterete un sacco di non mi piace, ma sono pareri personali. Innanzitutto, la narrazione della storia. Perché come Wayne Wilson diventa Deadpool, questo fattore diciamo che viene narrato a pezzi. Diciamo che ci viene fatto vedere prima Deadpool adesso, come Deadpool ora, e poi come era prima, ancora prima di diventare Deadpool, e questo diciamo che succede due o tre volte fino ad arrivare a dove era iniziato il film. Questa è una parte diciamo, un fattore che a me non è piaciuto proprio granché, e devo dire che anche lo stesso film non ha proprio una trama originalissima, anzi. Però resta di fatto che Deadpool è forse uno dei personaggi, anzi leverei il forse, uno dei personaggi Marvel meglio riusciti, veramente meglio riusciti. E non vedo l'ora di vederlo in altri film, infatti molto probabilmente faranno un altro film con lui e X-Men che si chiamerà X-Force. Qua già si intravede qualcosa di X-Men, abbiamo Colosso per esempio. Però vi consiglio un'altra cosa, non guardatevi il secondo trailer, perché forse il secondo trailer tende a spoilerare troppo. Me ne sono reso conto durante la visione.
Poi altra cosa da dire, diciamo che sono rimasto un po' male per le battute, che alcune sono cambiate rispetto al trailer, ma secondo me anche da trailer in trailer, perché ne sono usciti 2-3 di Deadpool, sono cambiate alcune battute, però comunque fa ridere ugualmente Deadpool, cioè fa ridere, per fa ridere assolutamente. Insomma, cos'altro dire, ragazzi? Non è neanche un supereroe, non si definisce un supereroe, si definisce un cattivo che cerca di far fuori quelli più cattivi di lui, diciamo così. Ed è per questo un personaggio che si contraddistingue. Su questo non c'è dubbio, caratterizzato benissimo. Vi ripeto, secondo me quello che non funziona è il mondo che lo circonda, la trama, l'antagonista, che proprio mi è sembrato abbastanza scarso. Però il personaggio in sé, ragazzi, non c'è niente da dire, fantastico, però tengo tantissimo alla narrazione. Detto questo, ragazzi, io non so se metterete mi piace o non mi piace a questo video, è un parere personalissimo, però il mio voto a Deadpool è un 7,5. Sì, ragazzi, non è un voto altissimo, poi vi ripeto, può essere che riguardandolo lo rivaluto, però questo è il mio giudizio. Come già vi ho detto, per questi motivi, narrazione, diciamo il personaggio in sé, per carità, fantastico, perché ha realizzato a livelli assurdi, cioè proprio fatto un lavoro bellissimo. Anche la scena dopo i titoli di coda, perché per chi non lo sapesse, c'è una scena dopo i titoli di coda, non sto parlando di titoli di coda, diciamo i primi, quelli realizzativi sicuramente meglio, ma proprio i titoli di coda classici. Dopo quelli ci sarà una scena che forse non è molto rilevante, però veramente secondo me una chicca, proprio continua a fare un po' quello che ha fatto Deadpool durante il film. Prima di lasciarvi voglio dire che il film è anche molto pieno di citazioni, ma non a film Marvel, a film più famosi. Abbiamo citazioni di diversi film, quindi comunque scherzo anche su questo. Tutto questo, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, se non siete affatto d'accordo con me, che è la maggior parte, perché ultimamente comunque Deadpool sta incassando tantissimo sia in Italia che in America, quindi questo gli va detto. E comunque non ho detto che non mi è piaciuto, io dopo 7,5. Mi raccomando, seguitemi sempre, chi non è iscritto si iscrivi, se gli piace i film, il cinema e tutto quello che lo circonda. Visitate sempre la mia pagina Facebook e alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti!